Arcadia Bastioli, donna simbolo della sostenibilità nel nostro paese, parla ai microfoni di Giornalisti nell'Erba. Come è nata la collaborazione tra la Novamont e la Coldiretti e di cosa si tratta? È nata su un'idea che era quella di incominciare a lavorare sulle materie prime invece che quelle petrolifere, su materie prime da fonte rinnovabile, e quindi considerare scarti agricoli o colture locali. E quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme molti anni fa per verificare a Terni in particolare l'uso del girasole altoleico che veniva prodotto localmente, per vedere come potesse essere usato per materie prime, per i nostri scopi. E poi invece abbiamo cominciato a lavorare sul cardo in Sardegna, perché appunto abbiamo creato un nuovo impianto lì, e in Sardegna non si può usare il girasole perché ha bisogno di acqua, e quindi invece in questo caso abbiamo sperimentato il cardo per molti anni e abbiamo scoperto che le farine proteiche che si possono ottenere dalla spremitura dei semi del cardo avevano delle proprietà interessanti come proteine per l'alimentazione animale. Su questo abbiamo incominciato a collaborare anche con start-up dell'Università di Sassari e abbiamo tirato fuori dei risultati che sono molto interessanti. Su questo Coldiretti è molto, molto interessata, perché le proteine sono un elemento mancante dell'Europa, in particolare dell'Italia, e questa è un'interessante opportunità anche per il sud d'Italia, per avere anche delle produzioni locali anche di carne che siano tutte quante made in Italy, quindi questo è un progetto estremamente interessante per loro. Il vostro progetto si chiama Bioraffinerie di terza generazione integrate nel territorio. Ci può spiegare nel modo più semplice possibile cos'è? È semplicemente partire da materie prime rinnovabili locali, ma metterci innovazione e tecnologia per fare prodotti che abbiano diciamo un valore aggiunto elevato, quindi non siano carburanti, ma siano prodotti e che servono a risolvere problemi, quindi il sacchetto per la raccolta differenziata piuttosto che la pacciamatura agricola, cioè prodotti che risolvono dei problemi e migliorano la qualità dell'ambiente, o i biolubrificanti per esempio, e così via. E quindi utilizzando siti deindustrializzati, utilizzando nuove tecnologie prima al mondo da insediare, integrate, quindi non una sola tecnologia, ma tante tecnologie integrate, in modo tale che i prodotti locali, attraverso queste tante tecnologie, riescano ad essere competitivi anche con il mondo. Quindi l'idea è quella di rigenerazione del territorio e fare in modo che in queste bioraffinerie integrate si mettano insieme agricoltura, industria, università, cioè ambiente, e quindi diciamo ci sia una cultura interdisciplinare interconnessa e permetta di fare una sperimentazione come un laboratorio a cielo aperto, in pratica, in cui fare in modo che anche la società civile lavori insieme e quindi si crei anche la formazione per le persone e ci sia anche un salto culturale in direzione del mettendo al centro la qualità della vita delle persone e il territorio, radicando, mettendo le radici nel territorio e testa nel mondo e non viceversa.